Ma che bei tempi il 2012, specialmente perché è nata la prima canzone a raggiungere il miliardo di views su YouTube, Gangnam Style. Un vero e proprio fenomeno mondiale che aveva acceso la voglia di ballare uno strano balletto in mezzo alle piazze. O in casa, dando fastidio a qualcuno. Perfino io non riuscivo a togliermela dalla testa e alla radio quando andavo a lavoro c'era sempre. In macchina la ascoltavo ogni santa mattina. Cavolo, ad un certo punto l'ho pure odiata. Ma il cantante che la cantava, Psy, pseudonimo di Park Jae-sung, che fine ha fatto? Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questo nuovo emozionante video dove vedremo cosa è successo al rapper coreano più famoso del mondo. Con più di 13 milioni di iscritti, alcuni si chiedono cosa stia facendo, visto che è tornato sulle scene a dicembre 2019, con più di 2 anni di assenza. Se siete già passati dal canale Telegram ufficiale e siete seduraiati, partiamo subito. Psy è un rapper molto noto in Corea del Sud. È nato nel 1977 e ha 42 anni attualmente. La notorietà l'ha raggiunta nel 2012, ma la sua carriera è cominciata nel 2000. La sua canzone di punta prende il nome proprio dal distretto dove è nato, cioè Gangnam, a Seoul. Già da piccolo sapeva quale sarebbe stata la sua vocazione, non l'astronauta o il Megazord per i Power Ranger, bensì il cantante. Dopo aver finito la scuola dell'obbligo è andato dritto al liceo Sehwa, una scuola di musica. Però poi per l'università se n'è andato negli Stati Uniti, a Boston, a studiare economia. Esatto, non l'avrei mai detto nemmeno io. Un tipo così simpatico, colorato e pieno di voglia di vivere avesse fatto un'università del genere è veramente una cosa assurda. Sembra l'abbia fatto più per il padre, che avrebbe sempre voluto vederlo con in mano una laurea. E ovviamente anche perché se non fosse andata bene la musica avrebbe sempre avuto qualcosa su cui ripiegare. Non ha cominciato proprio alla grande. Ha vissuto un inizio pieno di controversie a causa di 2 album. Dopo l'università è andato a studiare alla Berklee College of Music, sempre a Boston. Da lì si era leggermente fatto influenzare dallo stile americano. Proprio leggermente. Il primo album nel 2001, di nome Psy from the Psycho World, era esagerato, folle e pieno di testi aggressivi, non adatto per niente al mercato orientale. In paesi come la Corea del Sud, per vendere a tutti quanti un album bisogna fare in modo che sia più family friendly possibile. Le loro regole di distribuzione sono molto più severe che negli Stati Uniti o in America in generale. Quindi sia i testi che le movenze, addirittura l'apparenza e lo stile di Psy non erano per niente adatti ai giovani. Fu vietato ai minori e addirittura la vendita fu bloccata dopo 5 mesi dalla pubblicazione. Il secondo album, chiamato SSA2, pubblicato nel 2002, fece la stessa fine. Fu vietato alla vendita ai minori di 19 anni. Insomma, un inizio non fantasmagorico. Nonostante le critiche anche molto negative, dopo il rilascio di Gangnam Style nel 2012, i media hanno rivisitato queste sue vecchie opere, questa volta con commenti positivi e dicendo di aver veramente capito l'essenza del rapper. Voi che dite? Potete trovare le tracce su YouTube. Andando avanti, nel 2012 ha ottenuto una fama così incredibile da risultare addirittura uno dei cantanti migliori del mondo in quel periodo. Ha partecipato a show importantissimi come l'Ellen DeGeneres Show, il Today Show, Saturday Night Live, Jimmy Kimmel Show o X Factor Australia addirittura. Il 26 maggio 2013 ha aperto la finale di Coppa Italia disputata allo Stadio Olimpico di Roma, cantando Gangnam Style. Ma insieme alla fama, sapete no, arrivano anche i famosi hater. In tanti lo amavano e altrettante persone lo odiavano. In quel caso gli hanno fischiato dietro mentre eseguiva il suo show. Psy disse di aver compreso in realtà il loro modo di reagire, perché volevano solo vedere una partita di calcio e non un cantante coreano che non aveva niente a che fare con l'evento. Voi eravate lì per caso? Comunque, non soltanto aveva superato il miliardo di views, ma aveva anche battuto il record come canzone con più ascolti in 24 ore. Questo gli ha permesso di incontrare persone molto potenti, influenti e famose. Immaginate, una sola canzone gli ha permesso di diventare una vera divinità. Alcune celebrità influenti hanno speso milioni per avere un incontro con lui. E lui stesso veniva invitato agli eventi più famosi, come se fosse una cosa normalissima e quotidiana. Perfino Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite dal 2007 al 2016, aveva provato ad eseguire il balletto. Ha pure fatto collaborazioni musicali con Ed Sheeran e will.i.am nel suo 7° album uscito nel lontano 2015. Sembrava andare tutto bene, o no? Insomma, riempiva gli stadi ed era diventato l'unico cantante coreano singolo a tenere testa alle band coreane, che come saprete sono davvero inarrestabili. Beh, dovete sapere che quando la fama arriva in questo modo le cose cominciano davvero a farsi difficili a volte. Oltre alle solite fake news, tutto è cominciato dalla pressione assurda.
doveva fare altre canzoni cercando comunque di rimanere al top. Era una cosa tosta. Era entrato in un ciclo senza fine di alcol e depressione nel 2013. Aveva ammesso di avere molti problemi, con questa frase: se sono felice bevo, se sono triste bevo. Nel 2015 è rimasto vittima di un brutto incidente automobilistico. In Cina, nella città di Hangzhou, dove era ospite per l'inaugurazione di un locale, la Rolls Royce sulla quale viaggiava si è scontrata contro un autobus ad un incrocio. Fortunatamente è uscito illeso ed è riuscito a tornare nel suo paese. A tutto ciò si era aggiunto anche lo scandalo della sua vecchia etichetta discografica, la YG Entertainment. Adesso la storia si farà veramente oscura, quindi ascoltate bene. Il paese di Gangnam è una sorta di Beverly Hills asiatica. I locali la notte sono luminosi e appariscenti e di giorno la vita è frenetica, insomma è una città sempre sveglia, piena di riccanza ovunque, dove un appartamento normale con due stanze veniva a costare quanto una villetta in Italia, anzi viene a costare ancora. Grazie alla canzone di Psy le cose stavano andando da Dio con l'aumento del turismo incredibile, ma oltre a ciò sono venute fuori un paio di cosette peggiori. Si è scoperto che era una delle peggiori città mai viste nella Corea del Sud. L'illegalità era all'ordine del giorno. Scandali di droga, prostituzione di minorenni e crimini organizzati di ogni genere si svolgevano nei locali più famosi e luminosi. Lo spaccio era diventata una quotidianità e i più ricchi facevano ciò che volevano con delle vere e proprie tratte di schiave minorenni. In questo scandalo c'era anche la YG Entertainment. Il loro vecchio CEO è stato accusato di tutto e di più. Se volete conoscere la storia completa potete scrivere su Google scandalo Burning Sun. Il K-pop era in una crisi senza precedenti. Un membro dei Big Bang di nome Seungri è stato incriminato il 20 gennaio 2020 per gli stessi motivi. Psy si era ritirato dalla YG Entertainment nel 2018, ma comunque era stato chiamato in tribunale a deporre per fare luce sul presidente della compagnia, ormai ritirato. Era una delle compagnie più influenti e potenti della Corea. Aveva anche lanciato le Blackpink. Immaginate che razza di colpo. Ma torniamo al nostro cantante preferito. Che fine ha fatto oggi? Tutti ascoltavano la sua musica ormai. Non c'era posto senza Gangnam Style a ripetizione, le pressioni erano molte, ma ha comunque fatto uscire altre hit, tipo Gentleman, che ha avuto un buon riscontro, oppure Hangover. Non all'altezza della canzone più cantata sul pianeta, ma comunque orecchiabili e con un buon ritmo. Ma non bastava. Dopo lo scandalo Burning Sun, anche la sua canzone era finita nel dimenticatoio. Tutto ciò perché era associata a quel paese. E questo portò un declino incredibile che si riflette nel suo ottavo album. Non era per niente all'altezza delle sue opere precedenti. Piano piano si stava allontanando anche dallo stile Gangnam per tornare un po' alle origini, ma rimanendo comunque family friendly. Non sapeva che fare, era in un baratro. Ammesso che le critiche negative e lo stress lo stavano lentamente divorando. Continuava a fare show e esibirsi, ma non era più convinto delle sue opere. I poliziotti per di più lo hanno interrogato molte volte chiedendo della prostituzione e della droga che giravano liberamente all'interno della YG Entertainment. Ha sempre negato tutto dicendo di non farne parte, ed è tutto vero. Ama moltissimo la sua famiglia. È tutt'oggi sposato con Yo Hae-yeon, non so se l'ho pronunciato giusto, dalla quale ha avuto due gemelle nel 2007. Non parla tanto della sua vita privata, ma ammette di avere una moglie che lo supporta ogni giorno, sia nel bene che nel male. E questo è ciò che spesso gli ha permesso di riprendersi. Dopo due anni di assenza, finalmente è tornato, facendo un regalo di Natale ai suoi fan con il nuovo singolo White Knight, e fondando una sua etichetta discografica personale, approfittando dei vari scandali in cui erano coinvolte le etichette discografiche più prestigiose, chiamandola P-Nation. Il suo compito sarebbe stato dare un luogo sicuro ai cantanti, fuori da controversie, che permettesse di esprimere se stessi. Insomma, un paradiso, speriamo sia così. White Knight non ha avuto un gran successo. Solo poco meno di 400.000 views. Non per questo però è brutta, anzi, io personalmente l'ho apprezzata. È più un ritorno alle origini. Il cantante ha ammesso di essere cambiato moltissimo. Nel 2012 faceva canzoni solo perché piacessero agli altri, e non a se stesso anche. Ora è deciso a diventare qualcuno, ma cercando di non cadere nell'ombra di Gangnam Style, che addirittura lo aveva reso complice di una fake news in cui dicevano fosse pure morto per il troppo stress. Beh, lui per fortuna non lo è, ma la sua canzone di punta sì, a causa della tempesta di scandali che il distretto sta affrontando. Non sarà facile trovare un nuovo tormentone, ma gli auguro il meglio e chissà che non torni a battere di nuovo record inaspettati. Con questo concludiamo, che dite voi? Ancora oggi seguite questo cantante? Aspettavate come tanti altri il suo ritorno? Fatemelo sapere assolutamente nei commenti e noi ci sentiamo alla prossima. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.